Se sei un medico che per caso non si ritrova più con magari quello che ha fatto fino ad ora, o meglio, in quel luogo magari dove ha lavorato fino adesso perché ha ritmi elevati e vede che comunque non è di sostegno davvero per le persone a livello proprio dell'anima. Quello che la vita ti sta proponendo è quello che è un nodo karmico, ovvero la maniera di darti in continuazione e non ricevere mai niente in cambio, o meglio, non ricevere quel benessere che è già dentro di te. Questo è perché proprio a livello ancestrale in questo momento sei sottoposto a quello che è un ostacolo che la vita ti propone. E una volta superato, ti porta a strade, che hai sempre desiderato. Quindi è proprio nella maniera, di darti. Magari sei sempre stato disponibile, a livello lavorativo, hai sempre dovuto accettare dei compromessi, delle condizioni che erano davvero inaccettabili per l'anima. E quello che adesso la tua anima ti sta chiamando è che è stufa di queste condizioni e quindi di collegarti a quello che è la tua anima e di darti a un livello elevato, a un livello spirituale. E quindi per fare questo c'è bisogno di andare a vedere quelle che sono le radici e di andare a vedere qual è la saggezza nascosta dietro a questi eventi che continuano a ricapitare sempre ciclicamente. Una volta fatti questi, riuscirai a darti in un modo molto più alto e contattare quel benessere e quell'abbondanza che è già dentro di te. Se vuoi fare questo passaggio e per poi dopo, se vorrai, potrai, avrai l'opportunità direttamente di iscriverti con noi e di poterti connettere con gli utenti, con le persone che desiderano essere ad aiutarti a livello proprio della radice, ad un livello spirituale, di una connessione maggiore e che siano sostenute davvero a livello del benessere e del proprio equilibrio psicofisico naturale. Se vuoi fare questo passaggio, osservare quelle che sono le radici e scoprire qual è la saggezza nascosta dietro a questi eventi, per poi incarnarla, puoi scrivere a Sharefix chiocciolagmail.com o visitare il sito www.sharefix.it. A presto, Elisa.